Lo so che vorreste che vi parlassi di miracoli, ma i miracoli sono eventi che non rispettano le leggi della fisica. E io sono un fisico, ok, un astrofisico, per cui ditemi voi come potrei parlarvi di miracoli. D'altronde, cosa c'è di incredibile nel fatto che noi umani, così piccoli, siamo stati in grado di comprendere, ad esempio, che l'universo di cui facciamo parte ha un'età di 13,6 miliardi di anni e che è un universo in continua espansione e in continuo movimento, tanto che in questa mezz'ora iniziale di spettacolo, mentre voi siete qua comodamente seduti al duse e io ero dietro le quinte con la tremarella, ecco, in questi 30 minuti, senza nemmeno accorgercene, abbiamo percorso tutti insieme quasi mezzo milione di chilometri attorno al centro della galassia. Parliamo di cose pratiche, di qualcosa che non ci basta mai, il tempo. Sono sicuro che non sia la prima cosa a cui pensate quando siete di fretta e l'autobus è in ritardo, ma dovete sapere che il tempo e la misurazione del tempo sono profondamente legati ai fenomeni celesti. Quando vado nelle scuole primarie a parlare di astronomia, rompo il ghiaccio con una domanda molto semplice: quanti anni avete? E dopo che mi hanno risposto col numero del caso, 6, 7, 10, la domanda successiva è: cosa vuol dire che avete 6, 7, 10 anni? E a questo punto i cucciolini cosa mi dicono? Abbiamo compiuto 6 volte gli anni, abbiamo fatto la festa, soffiato sulle candeline e aperto i regali. Ok, poi però aggiungono qualcosa di quantitativo, provano a dire di quanto sono cresciuti. Ma non c'è un numero che possa mettere tutti d'accordo. Alla fine, la risposta sulla quale siamo tutti d'accordo è che si dice che hanno 6 anni perché da quando sono nati la Terra ha compiuto 6 volte il giro intorno al Sole. E la Terra non gira solamente intorno al Sole, ma gira anche su se stessa. La conseguenza di questa rotazione è il moto del Sole nel cielo, che vediamo ad esempio in questo timelapse del Sole di mezzanotte al Polo Nord. E questa rotazione ci fornisce un metodo molto utile, molto comodo per misurare il tempo, la durata del giorno. Se ci pensate, per lunghezze e masse, ancora convivono centimetri e pollici, chilogrammi e libbre ed once, ma per la misurazione del tempo, da sempre tutti i popoli si sono serviti di un unico riferimento, di un'unica unità di misura, il giorno e le sue frazioni. E allora, quanto dura un secondo? La prima definizione deriva proprio dalla durata del giorno. Il giorno è diviso in 24 ore, ogni ora è divisa in 60 minuti, ogni minuto in 60 secondi, per un totale di 86.400 fettine, tutte uguali, ciascuna delle quali prende il nome di un secondo. Questa è stata la definizione ufficiale del secondo fino al 1967. Una definizione anche abbastanza semplice da intuire, ma con una pecca. Non è una definizione stabile e costante, perché la rotazione della Terra non è poi così regolare, varia, anche se di poco, impercettibilmente, ma varia. E quindi non possiamo basare su questa quantità variabile una quantità che dovrebbe essere costante. E così i fisici si sono dovuti servire di qualcos'altro per definire il secondo. E di cosa si sono serviti? Si sono serviti della luce. La luce è composta di onde elettromagnetiche. Possiamo pensare alle onde elettromagnetiche come alle impronte digitali degli elementi di cui è composta la natura. Ogni elemento emette alcune onde elettromagnetiche che ci permettono di riconoscerlo. Questo, ad esempio, è il metodo che abbiamo usato per scoprire di cosa sono fatte le stelle. Abbiamo riconosciuto nella luce delle stelle le impronte digitali di idrogeno, elio e altri gas. E così, anche sulla Terra, se abbiamo a che fare con un certo elemento, sappiamo esattamente a che frequenza vibrerà la sua impronta digitale. Facciamo un esempio. Prendiamo il cesio. Il cesio è un metallo argenteo, duttile, non particolarmente comune, ma nemmeno troppo raro, e il cesio emette la sua impronta digitale a una frequenza di 9 miliardi, 192.000 e passa vibrazioni in un secondo. Ovviamente non è un esempio scelto a caso. Vi ho fatto l'esempio sul quale si sono basati i fisici nel 1967 per dare la nuova definizione della durata di un secondo. E questa definizione vale tuttora, e quindi è una buona definizione,
Anzitutto è una definizione stabile, perché questo numero è fissato una volta per tutte. È una definizione che è tutto sommato semplice da riprodurre in un laboratorio, e su questa definizione si basano gli orologi al cesio. E un orologio al cesio è così stabile che in un intero anno può sbagliare al massimo di un milionesimo di secondo, quello che noi chiamiamo un microsecondo. Quando io chiamo i miei figli perché vengano ad apparecchiare la tavola e mi rispondono «arriviamo tra un microsecondo», io di solito mi preoccupo, so che non sarà un'attesa breve. Eppure un microsecondo è veramente un intervallo molto breve. Per darvi un'idea, un microsecondo è 100.000 volte più breve di un battito di ciglia ed è 3.000 volte più breve del minuscolo vantaggio con il quale Marcel Jacobs si è aggiudicato la medaglia d'oro ai mondiali di atletica indoor quest'anno. Bravo Marcel. Ma in fisica un secondo e un microsecondo non sono cose da poco. Anzitutto perché il tempo non è soltanto il tempo. Misurare il tempo equivale a misurare lo spazio. Questo è il principio su cui si basano, ad esempio, i GPS e i radar degli aeroporti. Si misura il tempo di andata e ritorno di un segnale radio fra un riferimento ed un oggetto. E da questo tempo si determina la posizione dell'oggetto. Attenzione però, perché i segnali radio viaggiano molto velocemente e se sbagliassimo questa misura anche soltanto di un microsecondo, sbaglieremmo la localizzazione dell'oggetto di 150 metri. Pensate cosa potrebbe volere dire, per esempio, per un aereo in fase di atterraggio. E la sicurezza e l'accuratezza della misura del tempo è importante anche in altri ambiti, ad esempio per la sicurezza delle transazioni finanziarie. E quindi per tutti questi motivi i fisici stanno cercando di rispondere alla domanda quanto dura un secondo in modo ancora più preciso, ma sempre mantenendo queste caratteristiche di stabilità e riproducibilità. E per soddisfare queste caratteristiche di stabilità e riproducibilità è fondamentale poter confrontare orologi che siano in laboratori distanti fra di loro. E per fare questo è arrivato il momento di tornare ad alzare lo sguardo al cielo. Questa è la prima immagine di un buco nero. E di questa immagine si è parlato proprio qui a Bologna in un bellissimo TEDx pochi anni fa. E questa è la seconda immagine di un buco nero. È l'immagine del buco nero al centro della nostra galassia, quello attorno al quale ci stiamo muovendo così velocemente. Ecco, queste sono le uniche due immagini di buchi neri che l'umanità abbia mai ottenuto. Queste invece sono immagini di quasar. I quasar sono sorgenti molto luminose al centro di galassie molto distanti. E cosa hanno in comune queste immagini, quelle dei buchi neri e quelle dei quasar? Hanno in comune il fatto di essere state ottenute con radiotelescopi grandi migliaia di chilometri. Ora, qualcuno di voi forse ricorderà GoldenEye, il film di 007, in cui Pierce Brosnan era in azione nella grande parabola di Arecibo, che con i suoi 300 metri di diametro era la parabola più grande del mondo a quel tempo. Allora, 300 metri, migliaia di chilometri. Ma dai, cioè, va bene, it's a miracle, ma cerchiamo di non esagerare. E invece sì, è possibile ottenere un radiotelescopio grande migliaia di chilometri unendo parabole più piccole purché siano molto distanti e molto ben sincronizzate fra loro. Quanto distanti? Beh, ad esempio, la distanza che c'è fra il nostro radiotelescopio qui a Medicina, in provincia di Bologna, e il Giappone, oltre 9.000 chilometri. E quanto ben sincronizzati? Allora, ogni radiotelescopio deve essere collegato ad un orologio e nessuno degli orologi della rete può sbagliare rispetto agli altri nemmeno di un millesimo di microsecondo, quello che noi fisici chiamiamo un nanosecondo. Gli orologi attuali non sono ancora così buoni e infatti capita di doverli rimettere al passo durante le osservazioni. Ma i nuovi orologi, quelli che i fisici stanno testando per definire in modo più preciso il secondo, dovrebbero permetterci di mantenere la stabilità delle immagini dei quasar per tempi di osservazione molto lunghi. Di fatto, questo è proprio uno dei test fondamentali che ogni nuovo metodo di misurazione del tempo dovrà superare,
dovrà essere in grado di mantenere la stabilità di un'immagine di un quasar ottenuta con una rete di radiotelescopi molto distanti e per tempi molto lunghi. C'è un che di ironico e mi verrebbe da dire di miracoloso nel fatto che tramite l'osservazione di questi quasar possiamo ottenere questa sincronizzazione, perché questo significa avere una sincronizzazione a livello del nanosecondo con immagini vecchie milioni di anni. Sì, perché vi ricordate che il tempo non è soltanto il tempo. E quindi quando noi diciamo che osserviamo un quasar che si trova a 100 milioni di anni luce, questo significa che la luce ha impiegato 100 milioni di anni per percorrere lo spazio fra il quasar e i nostri telescopi. E allora i nostri telescopi vedono il quasar com'era 100 milioni di anni fa, quando qui sulla Terra ancora c'erano i dinosauri. E allora quanto dura un secondo? Molto poco, nulla verrebbe da dire rispetto a queste scale temporali così immense e spaventose, centinaia di milioni di anni. Eppure l'universo non smette di stupirci. Negli ultimi anni abbiamo scoperto che anche nella vita di una stella un secondo può rappresentare un intervallo di tempo molto significativo. Pensate che una delle nostre ultime scoperte è quella dei lampi radio, fenomeni che durano appena un millesimo di secondo. Sono esplosioni che avvengono in campi magnetici molto intensi che circondano stelle molto dense e compatte. Queste esplosioni viaggiano attraverso lo spazio intergalattico per centinaia di milioni di anni e quando ci raggiungono portano impressa una flebile traccia di tutto quello che è il materiale che hanno incontrato nel corso del loro viaggio. Ora, con pochi lampi ancora non possiamo fare tantissimo, ma ne stiamo scoprendo ogni giorno di più, ogni giorno di nuovi, letteralmente in tutte le direzioni del cielo. E quindi a breve saremo in grado di fare una scansione dell'intero cielo e sapere esattamente in ogni direzione quanto materiale c'è. E sapete di quanto tempo avremo bisogno? Abbiamo stimato che, sommando la durata di ciascuno dei lampi che andremo ad utilizzare, ci potrà bastare un secondo. E quindi quanto dura un secondo? Quanto basta per pesare l'intero universo? E allora il tempo non è soltanto il tempo. Misurare il tempo equivale a misurare la distanza. E misurare il tempo equivale a stimare la massa. Ok, c'è un'equivalenza fra tempo e massa, e qua è 10-11 minuti che vi sto parlando, io sento la pressione qua di tonnellate di materia oscura che comprimono, quindi vengo alla conclusione. La domanda quanto dura un secondo è ancora una domanda aperta e sta tenendo impegnati fisici e astronomi di tutto il mondo. E mentre noi fisici ed astronomi ci dedichiamo a questa domanda, cosa vorrei che faceste voi? Anzitutto vorrei che vi rimanesse questa idea di una profonda connessione fra la tecnologia più sofisticata che abbiamo qui sulla Terra e quello che accade nelle sconfinate scale dell'universo. E insieme a questo vorrei che ogni volta che ammirerete il cielo di notte e vi sentirete persi sotto tante stelle, come dice una bellissima canzone, continuiate a domandarvi cosa siamo venuti a fare e che cos'è l'amore, che anche per me astronomo rimane il miracolo più grande di tutti. Grazie.